sera, ben trovati a tutti. Questa sera racconteremo e proietteremo, adesso avete visto un piccolo trailer, il documentario sul caso Narducci. La strana morte del dottor Francesco Narducci in una prima parte dell'inchiesta che scaturì qualche tempo dopo la sua morte, si ipotizzò un collegamento con compagni di merende, appunto responsabili, i presunti responsabili dei cosiddetti delitti del mostro di Firenze. La morte del dottor Francesco Narducci avvenne nel 1985, il suo corpo venne ripescato dalle acque del lago Trasimeno. A tutta prima non vennero fatte particolari indagini, particolari approfondimenti medico-legali per stabilire la causa della morte, tant'è vero l'autopsia non venne nemmeno disposta né dagli inquirenti che erano presenti sul posto né dal pubblico ministero che intervenne in un secondo momento appunto sulla scena del crimine, ma in una intercettazione telefonica successiva il nome del dottor Narducci parve essersi legato poi ai delitti del mostro, vista che poi venne in realtà definitivamente esclusa nel 2012 con una sentenza del GUP di Perugia che appunto stabilisce che la morte del dottor Narducci è avvenuta per annegamento, criticando ecco però l'operato del pubblico ministero che non dispose l'autopsia sul cadavere, e da questa morte si sono aperti vari scenari. Scenari dei quali si sono occupati nel passato tantissimi mezzi di comunicazione di massa, ma lo hanno approfondito in maniera particolare due colleghi giornalisti. Il primo è Luca Cardinalesi, che ha scritto appunto un... Luca Cardinalini, buonasera. Cardinalini, scusa. E Alvaro Fiorucci, appunto, che ha scritto questo libro. Paolo Cochi nel suo documentario mette insieme i vari aspetti dell'inchiesta, i vari dubbi, i vari misteri, e insieme cerchiamo di ricostruire quello che avvenne in quelle acque limacciose del lago Trasimeno. Manca la dottoressa Marina Baldi, che sta arrivando, una genetista forense, ecco, che ci spiegherà dal suo punto di vista quali erano gli approfondimenti e quali sarebbero dovuti essere gli approfondimenti maggiori per chiarire quella morte così, così strana. Paolo, inizio da te. Sì. Come mai hai approfondito il caso Narducci? Perché strettamente legato al mostro di Firenze che proietteremo qui prossimo 5 settembre, o secondo te può essere considerato un caso interessante da affrontare anche se si dovesse scollegare dal contesto dei delitti del mostro? Sì, io l'ho affrontato così, cioè come caso singolo, quindi misterioso, e con questo documentario ho ripercorso tutta la vicenda, quindi dall'ottobre dell'85, quando il dottor Narducci prese questo barchino e sparì, e appunto sparì nelle acque del lago Trasimeno, e l'ho trattato appunto come caso a sé, perché già come caso a sé è un caso estremamente controverso, e da un punto di vista sia giudiziario ma anche da un punto di vista delle perizie che sono state fatte successivamente dai vari esperti. Questo documentario quindi segue una cronologia, non fa associazioni con il caso del mostro, perché ho fatto un documentario a parte sul mostro di Firenze, e quindi lo tratta come caso singolo. Io mi sono permesso di ricordare ai gentili ospiti il collegamento, l'ipotetico collegamento che venne fatto con il mostro di Firenze, perché se vi ricordate emerse nel corso delle indagini sui delitti degli Scopeti appunto la pista della setta satanica, no? La pista del famoso committente che commissionava a Pacciani e a Lotti e Vanni i delitti, e si pensava appunto che ci fosse una mano esperta, si pensava a un macellaio, a un medico, a un comunque a una persona, una figura legata strettamente al a saper, insomma, trattare, saper. Ricordatevi
lembo di pelle che venne inviato al procuratore Silvia Della Monica appunto a ridosso dell'ultimo delitto del mostro, appunto quel frammento di Nadine Mauriot, no? Della vittima francese, l'ultima vittima del mostro, e proprio a poca distanza da questo omicidio, dalle acque del lago Trasimeno, venne ripescato il corpo del dottor Narducci. Le analisi tossicologiche che vennero fatte quando la salma venne riesumata misero in luce che nei tessuti erano presenti dei barbiturici e c'erano delle tracce di strozzamento. Neperidina, per l'esattezza. Esatto, neperidina, che era una sostanza che venne anche repertata, una scatola di questa sostanza venne repertata vicino a una vittima del mostro di Firenze. Vorrei chiedere, ecco, a Luca Cardinalini, tu ti sei occupato per primo, hai approfondito questo argomento. Sabati, buonasera. Marina, benvenuta. Buonasera. Non ti preoccupare. Adesso qua ci si arrampica tipo. Allora, all'inizio nei telegiornali c'è un vezzo, si chiama Vox Populi, no? C'è un argomento, quindi il direttore, il caporedattore dice Vox Populi sull'economia e l'ISIS, eccetera, eccetera. E si va per strada, si sente il primo che passa, tu che ne pensi, tu ne pensi, poi tu scegli le risposte. Nella teoria la Vox Populi è la voce di Dio, no? La voce del popolo. In realtà la Vox Populi è una solenne stupidaggine. Quello che mi colpì all'inizio fu questo, che negli anni 80, quando il dottor Narducci sparì in quel modo, io sono umbro delle campagne, Alvaro è umbro di Perugia, in Umbria era Vox Populi che il dottor Narducci fosse coinvolto nei delitti del mostro di Firenze. Se tu mi chiedi perché, su quali base, non so rispondere, però era assolutamente Vox Populi. La cosa curiosa è che se tu sentivi 10 persone e gli domandavi ma perché pensi che sia coinvolto, persone di qualunque estrazione, di diversi mestieri, eccetera, eccetera, ognuno dava una sua versione, che però non collimavano. Allora io ho fatto non un lavoro da giornalista, ma da archivista, ho preso le fonti ufficiali, processi, verbali, fonti pubbliche, diciamo così, e le ho messe in fila. Alvaro ha fatto un lavoro molto più approfondito e molto più esauriente. Cosa viene fuori? Collegamenti col mostro di Firenze. Io poi ho fatto la parte perugina e un collega ha fatto i collegamenti appunto con le vicende, le inchieste di Firenze. Era la strana morte del dottor Narducci e il collega era Pietro Licciardi. Io farei una domanda ai presenti. Nella vostra vita, o personalmente o indirettamente, siete mai venuti a conoscenza di una persona morta alla quale è stato cambiato il cadavere? Cioè uno scambio di cadavere di una persona morta. Cioè non stiamo parlando di criminalità organizzata, di bambini sciolti nell'acido che altro. Qui erano due famiglie tra le più prestigiose di Perugia. Muore un figlio, fratello, marito, eccetera, eccetera. E il cadavere di questa persona non è quello ripescato, cioè quando viene riesumato il corpo 85-2002, quindi lui scompare nell'85, allora nell'85 scompare, lo ripescano, le analisi fatte sul corpo sono di un corpo grasso, nero, dicono vabbè ma è stato 5 giorni in acqua, quindi si sarà. Benissimo, viene seppellito quel corpo, presumibilmente. Nel 2002, quando viene riesumata perché c'è l'inchiesta, la bara viene aperta e il dottor Narducci è come era il dottor Narducci. Cioè, se il corpo non si decompone in 5 giorni di acqua, sicuramente dopo 20 anni non è che torna alle fattezze naturali. È una cosa incredibile, no? Allora tu dici, ma che bisogno c'era, se c'è stata una messa in scena, di mettere in scena un cambio, uno scambio di cadavere di questo genere? Se non c'è niente da nascondere, fai il funerale, fai l'autopsia, il cadavere non è mai stato portato in ospedale, è stato portato subito a casa di Narducci. Cioè,
Poi se uno entra nei particolari, come in tutti i casi di cronaca, i particolari non arrivano quasi mai ai giornali o ai telegiornali, no? Uno deve fare un lavoro di ricerca, un minatore delle notizie, e qui l'abbiamo fatto, e vedi che ci sono delle incongruenze. È ovvio che non vale solo per il caso Narducci, vale per tutti i casi di giudiziaria del mondo, soprattutto qui in Italia. Infatti riteniamo che il vero approfondimento delle notizie oggi lo si possa trovare soltanto nella narrativa, negli approfondimenti televisivi. Oggi va molto la narrazione L, quella priva di profondità e priva di approfondimento. Insomma, ecco, la ricerca della notizia sappiamo che si può fare meglio e altro, e andrebbe fatto in maniera diversa. Proprio in questi giorni, apro una parentesi, uno dei giornali più autorevoli degli Stati Uniti, il Times, ha appunto dato le ultime linee guida per il riassetto del nuovo giornale. Si parla di nuovo, si torna a parlare di approfondimenti, quello che nel nostro paese da qualche anno manca. L'unica politica per il rilancio del giornale, non solo della carta stampata ma anche del giornale online, passa attraverso l'approfondimento. Alvaro, nel tuo libro hai seguito da vicino la vicenda e ti sei occupato appunto di colpi di scena, di apparizioni di sette sataniche a cui presumibilmente erano legati i delitti del mostro ed è legata la morte di Francesco Narducci. Ma è difficile dire a cosa sia legata la morte di Francesco Narducci. Certo è, come ha appena detto Cardinalini, di Francesco Narducci legato al mostro di Firenze si è detto dal 1985, da qualche tempo prima che Francesco Narducci scomparisse nel lago Trasimeno, e non si è mai capito perché questo accostamento è stato fatto. È un mistero quella morte, perché, come ho scritto, io ho messo nel titolo del libro 48 small, perché la taglia del vero Narducci in vita. Il cadavere ripescato invece, secondo i cassamortari che lo hanno vestito, quel cadavere ripescato era una 56, cioè quindi probabilmente tutta un'altra persona. Poi il RIS e l'Università di Pavia hanno fatto dei confronti tra il Narducci in vita e la persona ripescata al lago Trasimeno attraverso delle fotografie. E anche questi esami tecnici, diciamo scienziati dell'esame delle fotografie, hanno stabilito che non c'era compatibilità tra il Narducci in vita e il cadavere fotocopiato. Comunque questa è tutta una storia singolare, perché è un caso in cui viene dichiarata la morte per annegamento senza autopsia. Non viene chiamato il medico legale, ma viene chiamato il medico della ASL. La salma viene immediatamente consegnata alla famiglia e viene fatto subito il funerale. Singolarmente, su tutti gli atti relativi alla morte di questo giovane e brillante, peraltro, gastroenterologo, su tutti gli atti che poi sono stati ritrovati all'inizio degli anni 2000, sono tutti sbianchettati, cioè le date sono cambiate, alcuni dati sono cambiati, eccetera. E quindi anche questo è un mistero, anche se... Alvaro, ci sono delle imprecisioni tecniche? Nessuna imprecisione, c'è un'affermazione dell'avvocato Filastò che non corrisponde a quello che io ho trovato nelle carte delle indagini e nelle carte processuali. Cioè, il pescatore che vede Narducci sulla barca, poi non lo vede più e va a vedere e trova la barca vuota, non esiste, perché la barca vuota di Francesco Narducci è stata ritrovata il giorno dopo. Quindi non capisco come, da dove gli è venuto questo racconto del pescatore. Sul verbale c'è, però io guarda, ho qui, adesso non voglio farvi perdere tempo, però qui il primo rapporto dei carabinieri che io ho messo integralmente nel mio libro dice adesso non lo ritrovo, me l'ero segnato.
eccolo qui. Soltanto alle 0:30 del giorno 9/10/1985, cioè il giorno dopo, veniva localizzata dal signor Ugo Mancinelli, che è un'altra persona, il motoscafo era vuoto, il comando in folle. Poi lo stesso veniva rimorchiato e condotto nel luogo di partenza, cioè la darsena di Trovati Giuseppe. Questo è il primo verbale dei carabinieri che trovate qui nel libro che io ho messo, e quello che dice Filastò francamente non combacia, ma probabilmente Filastò ha altri atti che io magari non ho visto, non lo so. Comunque credetemi, anche per questo semplice, per questa semplice difformità tra il racconto di un testimone e il verbale dei carabinieri, la vicenda di Narducci è veramente un grande giallo. È anche se la giustizia ha fatto il suo corso, anche se tutto è archiviato, tutto è chiuso praticamente, il caso non esiste più, per molti è ancora un grande buco nero nella storia italiana, che tra l'altro per altri versi è piena di buchi neri anche in altri settori. Esatto, nonostante c'è una sentenza, le sentenze devono essere comunque discusse. Paolo, ecco, a proposito della famiglia. Sì, volevo fare allora un appunto su questo discorso delle sentenze. Ecco, molto spesso, non voglio passare per il contestatore, però molto spesso si vede che la verità giudiziaria non sempre corrisponde a quella storica. Credo che questo sia uno dei casi, come un altro caso è quello delle sentenze nei confronti di Pacciani, i compagni di merenda, quindi il mostro di Firenze. E, però abbiamo visto nel documentario come è controverso questo dato, ecco, appunto dal verbale di Dolciami agli aspetti delle perizie, è un enigma, insomma. Riguardo alla famiglia volevo dire solo una cosa, che chiesi all'epoca, quando feci il documentario, chiesi al legale della famiglia Narducci di intervenire, o comunque se voleva intervenire poi alla trasmissione che facemmo, ti ricordi, RTV 38, ma preferirono declinare. Ecco, questo è una specifica mia sul punto, perché ho cercato di equilibrare un po' i pareri di un po' di tutti, ecco. E questo sulle morti, appunto, per annegamento, Marina, questo lo chiedo a te. Nei laghi, nei mari, insomma, molti casi italiani appunto sono rimasti un giallo, e alcuni hanno rischiato di essere omicidi senza colpevole. Tu ti sei occupata di Federica Mangiapelo, ecco, quello è uno dei casi in cui si stava prendendo una pista sbagliata. Questo perché accade dal punto di vista scientifico? Non mi sono occupata direttamente del caso mentre avveniva, ma successivamente, che avevo stretto con la famiglia dei rapporti molto personali, particolari, una bellissima famiglia. Allora, quella ragazza è morta, non so se ve la ricordate, qualche anno fa sul lago di Bracciano, fu trovata morta sulla riva del lago. Una prima autopsia fu fatta e il medico legale che fece l'autopsia non rilevò queste famose diatomee, e quindi probabilmente per scarsa esperienza, credo, nonostante fosse un medico legale molto, diciamo, anziano da un punto di vista professionale, stabilì che quella ragazza era morta per miocardite, per una problematica cardiaca, cosa che fu smentita totalmente. Successivamente furono trovate queste diatomee, come dicevamo, anche nel cervello della ragazza, quindi lei a lungo ha respirato quest'acqua. Il discorso che facevo prima, purtroppo il campo scientifico, come dicevo prima, ha delle lacune se non viene affrontato in maniera molto seria. Bisogna avere l'umiltà di dire forse sto sbagliando, e non bisogna mai lavorare da soli, perché lavorare da soli ha il grosso handicap, perché se tu ti fai un'idea di come si sono svolti i fatti, è una cosa matematica, tutti i pezzi si incastrano per la tua teoria, quindi bisogna lavorare insieme, discutere e litigare, perché ognuno deve avere un'idea diversa, in modo tale da poter vedere un evento sotto diversi fatti, anche i dati tecnici. Ecco,
Grazie Marina per il tuo intervento, dobbiamo purtroppo stringere. Se ci sono domande tra il pubblico, qualche punto del documentario che ha destato in voi un interesse particolare. Allora Paolo, ricordiamo intanto gli altri appuntamenti. Il 4 ci occuperemo della morte di Pasolini, qui sempre in questo spazio, ed il 5, sempre alla stessa ora, tratteremo il caso del mostro di Firenze, dei delitti del mostro di Firenze, sempre con l'approfondimento, sempre con esperti del settore che saranno qui con noi sul palco. Sì, chiuderei con Alvaro Fiorucci. Alvaro, in conclusione, qual è la verità che vi siete fatti? A saperla. Cioè, no, torniamo al discorso delle tre verità che qualcuno, forse Cocchi stesso, poco fa aveva accennato. Cioè, quasi c'è una verità giudiziaria che può anche non essere la verità dei fatti, e c'è una verità immaginata che può essere coincidente con la verità giudiziaria oppure anche con quella dei fatti. In questo caso la verità immaginata è prevalente, cioè per l'opinione pubblica, nonostante per la gente, nonostante le sentenze abbiano chiarito, come ha chiarito il documentario di Cocchi, come sono andate le cose, almeno dal punto di vista appunto giudiziario, per la gente, soprattutto per i perugini che hanno vissuto tutta la vicenda e conoscono benissimo tutti i personaggi, qualcosa di strano in quella morte c'è, e quel qualcosa di strano può essere collegato proprio ai delitti del mostro di Firenze. Ma questa, lo ripeto, è soltanto una verità immaginata che non corrisponde con quella giudiziaria e probabilmente non corrisponde neppure con quella dei fatti. Grazie. Alvaro, Marina, in ultimo, secondo quello che è emerso dai dati oggettivi, quindi dai dati scientifici, la verità dove va trovata? Mi piacerebbe saperlo, diventare subito ricca e famosa, ma purtroppo non lo so. Io posso basarmi solo su quello che ho letto. Per me il cadavere è stato sostituito, quindi una ragione c'è, e una ragione forte, perché un'azione di questo genere, un'azione combinata molto complessa, e ci deve essere stata una motivazione veramente seria per questo. Allora, grazie a tutti per essere intervenuti, vi aspettiamo il 4 sempre in questo spazio, Spazio Kuwait, l'Isola del Cinema, Spazio Cinema e Libri. Grazie a tutti. Grazie.